Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Partiamo con l'andamento del Covid in Toscana. Sta migliorando, come vedete, la situazione. C'è da dire però che manca un laboratorio all'appello, per cui c'è stata una consistente diminuzione di nuovi casi. Per quanto riguarda le province ci sono dei dati molto molto confortanti. Per esempio Prato, 0 casi, a Siena come a Livorno 0 casi, più 8 a Firenze. Ecco, c'è da dire che un laboratorio manca all'appello. Lasciamo il quadro dei numeri per andare a parlare, perché oggi, dopo il decreto di ieri del Presidente Conte, riapertura di alcuni distretti, soprattutto di quello pratese. Partiamo facendo il punto con Alessandra Grati, proprio nella provincia di Prato. Vediamo. A ufficializzare la riapertura del distretto tessile sono le bandiere dell'Europa e dell'Italia, che sono tornate a sventolare davanti alla sede di Confindustria Toscana Nord. Un po' come tornare dopo le vacanze, tornare a scuola dopo le vacanze, quando uno ha voglia di tornare a scuola, perché per noi il lavoro è fondamentale nella nostra cultura anche della nostra città. Per il distretto di Prato le aziende devono essere aperte, perché ci permette di ripartire con calma, ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza, però ci permette di ricominciare a rilasciare i rapporti con i nostri clienti. Da questa mattina gli imprenditori sono in azienda per organizzare il lavoro. Chi ha potuto si è preparato prima, noi l'abbiamo fatto, quindi siamo potuti ripartire, diciamo, al 70% dell'efficienza. Domattina sarà il 100%. È che rimettere in moto una macchina produttiva industriale è difficile. Dopo un mese di fermo è difficile. Intanto si registra un calo degli ordini che raggiunge anche il 40% rispetto allo scorso anno. La prima cosa che ci aspettiamo è che i nostri clienti non abbiano subito annullamenti degli ordini già esistenti. E speriamo che, diciamo, non ci abbandonino, perché per noi, io la vedo molto difficile questa ripartenza. Primo giorno di lavoro anche alla ritorcitura Vignolini. Questo materiale, che è fermo ormai da un mese, rischia di deperirsi se non lo lavoriamo, si asciuga, perde quelle che sono le sostanze che gli diamo prima di essere filati, per cui è necessario e opportuno terminare questa lavorazione per mettere in sicurezza il materiale e il prodotto. Andiamo nella provincia di Pisa, dove le concerie hanno riaperto i battenti. Vediamo. Diciamo che le concerie già da oggi sono riaperte, ma non in maniera totale. Non una vera e propria riapertura del settore economico più importante santacrocese, quello delle concerie. La fase 2 quindi deve ancora attendere, ma nel frattempo si dà modo a questo settore di non perdere la merce che oggi è ferma in attesa di essere lavorata e rischia un forte deterioramento. Il settore conciario lavora un materiale che è un rifiuto e che è naturale. Dopo una prima stabilizzazione fatta con il primo decreto, con i giorni che ci lasciava per lavorare e per finire un ciclo, l'attività necessita di altre procedure. Quindi il presidente Rossi ha accolto la richiesta del distretto di Santa Croce sull'Arno, quindi di tutte le categorie economiche e sociali e di tutti i sindaci, per poter fare quelle lavorazioni conservative che sono comunque previste nel DPCM, per rendere la pelle non attaccabile da funghi o da batteri e quindi per conservarla. Non è una ripartenza effettiva, ma è una ripartenza per garantire il mantenimento delle pelli, che sono sì un valore economico, ma soprattutto, se non vengono mantenute e conservate, potrebbero creare anche un danno ambientale e sanitario. 4 maggio, riaperture attività prossime, il buio economico per la Deidda comincia la sua alba, ma attenzione alla sicurezza. Inizia davvero la fase 2, la fase di convivenza con il virus, e non poteva essere che così. Noi non potevamo permetterci di aspettare 0 contagi, sarebbe stato davvero troppo lungo questo periodo. Quindi probabilmente nella seconda fase dovremmo essere ancora più attenti della prima, perché qualcosa si ripotrà fare e quindi sempre di più ci vuole attenzione.
Questo capiamo quanto era importante per queste due realtà comunque ripartire, e da giovedì al via anche il mercato dei fiori di Pescia. Patrizio Ceccarelli. Giovedì dovrebbe riaprire in deroga il mercato dei fiori di Pescia. Ad annunciarlo è il sindaco Oreste Ciurlani, spiegando che si tratta di una prova alla quale il comune sta lavorando già da tempo. La riapertura avverrà con tutte le sicurezze del caso, quindi vie di ingresso e di uscita separate e tutta una serie di meccanismi previsti dal protocollo anticontagio. Sì, noi proviamo a vedere se riusciamo a riaprire il mercato dei fiori, la parte platea, la parte diciamo quella di vendita all'ingrosso, fra l'incontro fra i produttori e i commercianti. Abbiamo pronto il progetto, abbiamo avuto la deroga della prefettura e giovedì aprirà in via sperimentale dalle 5 alle 8 la mattina. Quindi dopo la chiusura vediamo di riattivare un attimo la vendita dei fiori. I fiorai sono aperti, i garden sono aperti, abbiamo riaperto parzialmente i cimiteri e ora col nuovo DPCM si dà la possibilità di fare anche dei funerali, anche se limitati, questo può attivare la vendita dei fiori. Sul DPCM che dire? Noi ci aspettavamo molto probabilmente più aperture il 4 maggio, invece non ci sono state, partono alcune attività tipo i cantieri, meno male, il manifatturiero, però molte attività commerciali e artigianali vanno oltre e su questo siamo molto preoccupati. Io mi auguro che il governo Conte esca nei prossimi giorni col decreto aprile e possa dare alle attività chiuse, sia artigianali, commerciali, liberi professionisti, autonomi, li possa dare dei ristori veri, dei soldi veri, perché per arrivare alla ripartenza. Se non riescono ad arrivare alla ripartenza, il rischio è che un tessuto sociale economico del nostro territorio decada e vada in frantumi. Questo non ce lo possiamo permettere, quindi mi auguro che succeda. Nel frattempo il Comune sta lavorando per riaprire i parchi in maniera sorvegliata, per riaprire il parco fluviale e soprattutto per aiutare le attività, partendo dal contributo affitti per le famiglie dove siamo già partiti, e poi lavoreremo su un contributo affitti per attività artigianali e commerciali, e non oltre l'azzeramento delle tasse, tari e suolo pubblico per quelle attività che sono state chiuse. E non mancano i problemi, le polemiche, come avete visto. Per fare il punto andiamo anche in provincia di Arezzo, vediamo. Un nuovo decreto che fissa ciò che sarà consentito fare dal 4 maggio, un decreto che dà il via libera a molti settori della produzione, tra cui quelli della produzione manifatturiera e della moda, che interessano molte aziende e migliaia di lavoratori nel nostro territorio. È possibile consultare il decreto e la lista allegata alle attività consentite nel nostro sito. Se le maglie della produzione si allargano, quelle del commercio praticamente non si muovono. L'ok all'asporto e alla ristorazione c'è nel decreto, ma era già stato regolamentato dalla Regione Toscana alcuni giorni fa. Quindi per le attività commerciali come i negozi la nuova data annunciata da Conte per il 18 maggio e per bar e ristorazione dal 1 di giugno. Durissima la presa di posizione dei vertici regionali di ASCO, Anna Lapini e Franco Marinoni. Siamo governati da incompetenti senza coraggio, scrivono in una nota, senza visione, senza rispetto. Il discorso del Premier Conte di ieri sera, approssimativo e confuso per nulla rassicurante, è solo la punta dell'iceberg di una situazione insostenibile, scrivono. Di questo passo il quello del sistema paese è vicino, a partire da quello dell'economia. Questo è il commento della presidente di Confcommercio Anna Lapini e del direttore regionale Franco Marinoni. E poi la nota continua: tutti gli imprenditori si aspettavano di riaprire i battenti dal 4 maggio, certo con molte prescrizioni e molti veti, ma almeno cominciando a prendere dimestichezza con la situazione che si presenterà da qui ai mesi a venire. Invece sono state liquidate un'altra volta come contassero poco o nulla, quando è chiaro a tutti che il paese si regge su di loro, continua la nota. Se la prima preoccupazione di tutti deve essere la salute, qualcuno ci spieghi perché aprire un negozio, un bar o una qualunque altra attività nella quale entrerebbero al massimo una o due persone alla volta con guanti e mascherine nel rispetto di tutte le regole necessarie viene considerato più pericoloso che aprire una fabbrica con centinaia di lavoratori. Credo proprio che il buonsenso abbia abbandonato chi ci governa, conclude la PIA. E critiche anche dal presidente di Confesercenti Toscana proprio sulle riaperture e sulla decisione delle date, Chiara Valentini. La cosa principale è una mancanza di coraggio e una mancanza di chiarezza in quello che è il percorso per la fase 2. Mancanza di coraggio ed errori, lo ha scritto a caldo sulla sua pagina Facebook immediatamente dopo la conferenza stampa di Conte e lo ribadisce oggi Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana. Innanzitutto c'è un concetto su tutti che deve prevalere.
Abbiamo scritto protocolli nazionali, regionali, addirittura prefetti, comuni, chi più ne ha più ne metta. Alcuni protocolli o valgono o non valgono. Se valgono, il concetto è chiaro: chi rispetta le regole sanitarie e di sicurezza complessiva può e deve riaprire. Alcune filiere non possono stare chiuse, la filiera è tutta, si va dalla produzione della moda, usiamo questo come esempio, da chi la produce, che la distribuisce, fino a dove si vende. Oggi si apre chi la produce, chi la fa, e i pezzi, le componentistiche, non si apre chi la vende. L'altro elemento in cui è mancato coraggio, sottolinea Gronchi, è ammettere che non tutte le regioni sono uguali. In Toscana, ad esempio, il commercio sarebbe pronto a riaprire in sicurezza, seguendo le stringenti regole del protocollo sottoscritto il 24 aprile. Assolutamente sì, ci stavamo già lavorando e lo chiederemo con forza oggi. Chiederemo alla regione di farsi carico insieme a noi di chiedere al governo formalmente, o attraverso le deroghe delle prefetture o direttamente alla regione, di chiedere una riapertura totale del commercio al dettaglio in sicurezza. Non basta riaprire, serviranno anche aiuti da parte dello Stato. Diciamo che se le due cose non vanno insieme è un disastro. Se mi fai stare chiuso, devi caricarti di sostenere l'azienda e il mio reddito. Altrimenti è una bomba esplosiva. Il tema non è prendere e sfogliare il carciofo foglia per foglia sperando che non succeda niente, ma dare regole leggibili, chiare, sostenibili, in cui chi sgarra deve pagare. Ma altro tema è immaginare a monte, da parte del governo, da parte delle regioni, di prendere e decidere che, per esempio, l'abbigliamento da bambino sì, ma non le calzature. Allora dopo con una FAC diciamo ok le calzature, però si possono vendere i fiori al supermercato ma non dai fioristi. Cioè è una situazione impazzita a cui le regole devono porre rimedio velocemente. È un altro tema che il decreto non ha affrontato, è quello dei bambini, della scuola. Per il vice sindaco di Firenze, Cristina Giachi, responsabile della scuola per Anci, è uno scandalo, mentre l'assessore Funaro aspettava un'attenzione alla scuola per bimbi e famiglie. Giulio Lacariti. Un decreto che non lascia spiragli, delusione e rammarico da parte dell'Anci Nazionale Toscana per quanto riguarda le aspettative sul mondo della scuola, e questo dopo le tante richieste fatte per una maggiore attenzione ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Una vera doccia fredda, il DPCM di ieri. È una doccia fredda soprattutto perché mantiene la sospensione di tutti i servizi educativi e non dice niente sui bambini e le bambine. Questo lo abbiamo rimarcato con molta, diciamo, un atteggiamento molto critico nei confronti del governo, che ho rilevato in tutte le amministrazioni che hanno partecipato alla commissione. E da questa commissione è nato un appello che condivideremo con i ministeri, all'istruzione, alle politiche sociali, alla famiglia, perché come ANCI, come comuni, vogliamo essere presenti ai tavoli di discussione che affrontano questi temi, perché le condizioni di possibilità di riapertura di tutte le misure alternative, i servizi alternativi del segmento 06 e del segmento scolastico devono essere negoziati con i comuni. Più volte abbiamo detto che bisogna pensare da una parte ai bisogni delle famiglie, ma anche e soprattutto ai bisogni dei bambini e dei ragazzi che da 2 mesi stanno vivendo in isolamento, e siamo preoccupati ovviamente per quelle che possono essere anche le conseguenze da un punto di vista relazionale, sociale, per i nostri bambini. Abbiamo avanzato più proposte, sia per l'ora d'aria per i giardini, proposte per i centri estivi, proposte per la ripartenza in maniera sperimentale anche di servizi educativi per la fascia 0-6, insomma stiamo avanzando tantissime proposte. Ci auguriamo che ancora questa non sia una partita totalmente definita, ma che si possa lavorare in questa direzione. E un nodo importante è quello della mobilità. Il Comune di Firenze oggi ha presentato il proprio piano, dice puntiamo ancora sui mezzi pubblici, non sui mezzi privati. Chiara Valentino ha cercato di riassumere una lunga conferenza stampa che è durata proprio oggi, naturalmente una conferenza stampa sempre su internet, non fisicamente, ma per cercare di fare il punto. Importante saranno anche le piste ciclabili, infatti si è parlato anche di piano Bartali, ma tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Il nostro impegno, lo dico con molta chiarezza, è quello di evitare
che la domanda di mobilità possa essere soddisfatta esclusivamente attraverso l'utilizzo del mezzo privato. E soprattutto noi non facciamo alcun tipo di appello a usare il mezzo privato. Partendo da questo presupposto e considerando che, in base ad analisi fatte dallo stesso comune, la domanda di mobilità dovrebbe superare da lunedì prossimo 2,5 volte l'offerta, Palazzo Vecchio ha predisposto un piano che integra il trasporto pubblico locale. 5 gli assi portanti. Primo, il TPL vero e proprio. Oltre all'obbligo di mascherina per chi sale su bus e tranvie e l'ormai consueta sanificazione, sui mezzi saranno identificati i posti in piedi e a sedere. Saranno separate entrata e uscita. Ci sarà personale che vigilerà e che potrà misurare la temperatura. Saranno inoltre incrementate le corse e potrebbero essere soppresse fermate troppo vicine. I biglietti si faranno online e speciali navette collegheranno i grandi parcheggi con le aziende. Aziende con più dipendenti, ma soprattutto, ed è cosa che dovrà essere oggetto di accordi con le aziende, Nardella pensa a entrate al lavoro scaglionate per non avere un unico orario di punta. 7-8, 8-9 e 9-10. Punto numero 2, rafforzamento della mobilità ciclabile in quella che è stata chiamata Operazione Bartali. Entro l'anno, fase 2 più 3, saranno realizzati 12 chilometri di piste ciclabili in più, mentre già nella fase 2 ci saranno 10 chilometri in più, presi dalla carreggiata delle auto. Su questo però servono deroghe al codice della strada da chiedere al governo. Il tempo del tragitto, spiega Nardella, sarà da considerarsi orario lavorativo. Previsti inoltre vari incentivi alla mobilità green. Terzo asse, la mobilità di sharing, quella che potrebbe allarmare di più l'utente, chi ci è salito prima di me sull'auto. Ecco allora che il noleggio potrà essere più lungo, anche una settimana, e un bollino verde segnalerà le auto sanificate. Aumenteranno le biciclette in sharing e, novità, verranno introdotti 600 monopattini e 250 scooter, tutto elettrico. Quarto punto, taxi e NCC. Con loro si aprirà un tavolo per puntare a tariffe agevolate. Ultimo asse, il mezzo privato, che ovviamente non può essere escluso. Rimane la ZTL, ma sarà previsto un abbonamento di 20 euro mensili per l'ingresso e sono allo studio accordi con autorimesse private, tariffe agevolate previste anche per Firenze Parcheggi. Questo il piano di Palazzo Vecchio, non necessariamente quello che accadrà da lunedì. Dovrà infatti essere condiviso con Regione, responsabile del trasporto su ferro, governo, associazione di categoria, sindacati e aziende di gestione del trasporto. Intanto è sicuramente d'accordo e farà altrettanto sui mezzi extraurbani la città metropolitana, dalla quale arrivano a Firenze 250.000 persone ogni giorno, ridotte del 30% nella fase 2, ma ancora un bel numero. Andiamo a Pistoia, dove è stato deciso un contributo di affitto straordinario per chi ha avuto una riduzione sostanziale del reddito. Vediamo. Il comune di Pistoia, in questo momento di difficoltà anche economica per il Covid-19, attiva un'ulteriore misura economica straordinaria a sostegno dei residenti con fondi stanziati nei giorni scorsi dalla Regione Toscana. Sarà pubblicato domani infatti il bando per riconoscere un contributo a quelle famiglie che hanno difficoltà a pagare l'affitto della casa di residenza perché danneggiate da una drastica riduzione del reddito per effetto dell'attuale situazione che ha prodotto una crisi economica. Le misure introdotte dall'amministrazione in questi ultimi due mesi, dichiara Anna Maria Celesti, vice sindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale, mirano ad assicurare un primo e necessario supporto sociale alle famiglie che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza Covid-19. Come comune, insieme all'indispensabile contributo delle associazioni di volontariato e in stretta collaborazione con la Società della Salute e l'ASL Toscana Centro, abbiamo cercato di intervenire tempestivamente e di attivare quanti più strumenti possibili, dalla solidarietà alimentare attraverso i bonus spesa e i pacchi spesa al servizio di consegna a domicilio per coloro che sono privi di rete parentale e amicale. La domanda per l'assegnazione di contributi economici a sostegno del pagamento del canone di locazione può essere presentata da domani, martedì 28 aprile, fino al 18
8 maggio. Per presentare la domanda occorre essere lavoratori dipendenti o autonomi e aver avuto una riduzione non inferiore al 30% del reddito familiare causata dalla sospensione o dalla riduzione dell'attività lavorativa, avere la residenza anagrafica nel comune di Pistoia, nell'alloggio per il quale si richiede il contributo. I modelli per la richiesta possono essere scaricati dal sito del comune di Pistoia all'indirizzo web www.comune.pistoia.it. Prevista la riapertura anche dei musei a maggio, ma non mancano anche qui i problemi. E la direttrice della Galleria dell'Accademia, quella dove è conservato il Davide, dice non riaprirà perché mancano le condizioni. Aspetta indicazioni il Bargello da Roma e intanto il Comune per i musei civici sta valutando come fare. I dettagli in questo servizio, vediamo. Aperture incerte per i musei di Firenze in vista del 18 maggio, data indicata dal Premier Giuseppe Conte per la loro possibile riapertura. Cecile Holberg, direttrice della Galleria dell'Accademia, spiega che riaprire non è una cosa semplice. Devono essere prese tutte le misure per garantire la massima tutela al personale e ai visitatori. Quindi, sottolinea, noi non saremo tra i musei che apriranno il 18 maggio. Per quella data non avrò nemmeno le mascherine per tutti i dipendenti. Ci vorrà più tempo. Il nostro è un museo complesso e io non apro finché non siamo pronti per garantire sicurezza e sanità al pubblico, aggiunge Holberg. In questo momento non ci sono le condizioni. E non credo ci siano prima di giugno, non voglio rischiare. Per quanto riguarda il Bargello e i musei collegati a questo circuito, la direttrice Paola D'Agostino fa sapere di essere ancora in attesa delle indicazioni ministeriali sulle modalità di apertura e su una serie di linee guida che dovranno arrivare da Roma. Incerto sulle modalità di riapertura dei musei comunali, anche l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi. E aprire il Teatro del Maggio di Firenze mi sembra un problema molto grande. Se la situazione nei prossimi due mesi non cambierà, credo che sarà difficile aprire i teatri anche all'inizio di autunno. Così il sovrintendente del Maggio Musicale Pereira. E intanto gli Uffizi hanno acquistato una rara stampa di una veduta di Firenze che trovate in California del 1557, una vera rarità. Vediamo perché. Una rara stampa del 1557 che raffigura una veduta completa della Firenze del Rinascimento, cinta ancora dalle antiche mura e circondata dai campi. È l'opera acquisita in California dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze. È una grandissima incisione su tre fogli di carta, realizzata a Bulino e Acquaforte ad Anversa nella stamperia di Hieronymus Koch e ripubblicata a Parigi nel 1601. La stampa mostra la Firenze di metà Cinquecento con i principali monumenti, tra cui il Duomo, il Campanile di Giotto, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, la Basilica di Santa Maria Novella, quella di Santa Croce. Non ci sono gli Uffizi, che Cosimo I non aveva ancora commissionato a Giorgio Vasari. Accanto a Palazzo Vecchio è ancora visibile la struttura dell'antica chiesa di San Pierre Scheraggio, poi inglobata nel grande complesso. L'opera è la seconda più antica veduta di Firenze dopo quella detta della Catena, attribuita a Francesco Rosselli, e verrà inclusa nella raccolta del gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi. Di questa stampa esiste solo un altro esemplare al mondo, conservato alla Biblioteca Nazionale di Svezia. È una stampa molto rara, un'acquisizione fondamentale per noi, perché non solo per la sua rarità, ma perché si tratta di un'opera che ha una connessione innegabile con la città di Firenze. La stampa è realizzata con un'incisione a Bulino e Acquaforte su tre differenti lastre in rame, che sono state poi stampate rispettivamente su tre fogli, assemblati assieme a comporre una veduta che supera il 1,30 m di larghezza. La città è popolata da tanti piccoli personaggi, perfettamente individuabili. Questi dettagli da scenetta di genere anticipano in qualche modo quello che sarà il paesaggismo fiammingo e olandese del secolo successivo. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.